Grammatica e successo, Machiavelli per tutti, autore Mark Twain. Barzellette le migliori, autore Paolo Maragonari, edizioni Demetra. Tra una battuta così della Barzelletta, così a caso, ho conosciuto uno così ignorante, ma così ignorante che l'esame di maturità ha dovuto bocciare anche i 3 studenti che venivano dopo di lui. Delle parole con le parole con l'autore Stuart Chase e con riferimenti al famoso Korzybinski. Si è attivato un sistema di autofocalizzazione, se si vede meglio. Un fatto, un'induzione, non è un giudizio di valore. Attenzione, ben noti giuristi, ma non l'uomo comune, perciò risulta una grande confusione semantica. La distinzione può essere illustrata dalle seguenti affermazioni. A. Questo treno va a 20 km all'ora, è un fatto. A questa velocità avrà un'ora di ritardo, una deduzione. Queste ferrovie non sono mai puntuali, un giudizio di valore. Grazie Bischi, torniamo. Un intorno al luogo ristorante, cameriere, il mio brodo è pieno di piccoli epidotteri, ma signore, lei ha chiesto le farfalline. Il solito piatto per l'uomo ragno, pronti le farfalline, l'umorismo un po'. Com'è tanta fatica? La radice quadrata è sempre difficile da estrarre. Sono barzellette così. Giunti di Demetra, Roberto Bonistella, autore, barzellette dei migliori. DVD che contiene anche un altro film che è Green Man, sempre con un comune principale attore, e diretti da Robert Hammer, e School for Scoundrels nel 1960 in Italia con la scuola dei dritti. È un classico delle apprezzate opere filmiche, La
signore in rosso con Jane Wilder. E Gilda Radner. Perché non l'umorismo? E il professore a venerdì, docente dell'Università di Tel Aviv, il punto M edizioni, che è dell'Archinto. Tra l'altro un omonimo era mio capo di lupetti quando andavo al Leone XIII, c'è il reparto Milano XIII. Questo scudo scala, qui ci sono tutti i capitoli dei vari passaggi. Quella dite dice che bisogna sempre il gradino sopra il proprio prossimo, perché se non si è un gradino sopra si è fatalmente un gradino sotto, più sotto. Il prossimo chi è qualsiasi persona che non si identifica con noi stessi. La barzelletta classica è la scelta. Un uomo va in India perché è stufo della cosa, della vita ogni giorno. In un santuario trova un guru, chiede di diventare discepolo. Il guru dice che avrebbe richiesto, necessari 15 anni di contemplazione, e durante tutto questo arco di tempo avrei potuto dire solo due parole ogni lustro. L'uomo si disse d'accordo e come situazione iniziale di estate gli fu dato un letto di chiodi e una tazza di riso. Per un lustro l'uomo stette in contemplazione leggendo libri sacri, e quando venne l'ora di parlare disse: letto arrugginito. Questa volta gli fu dato invece una tazza di latte di capra e un pezzo di pane raffermo come lezione giornaliera, e per altri 5 anni lesse libri sacri indiani, e dicendo tutti i vari, ripetendo tutti i vari nomi secondo le modalità di reiterazione della religione. Poi, quando sono passati 5 anni, disse: il latte acido. Questa volta invece gli dirò, ebbe in consegna mele e uno scrigno con le varie segrete scritture. Sul corso di altro lustro l'uomo viene premesso alla presenza del massimo guru, e disse: vado via. E questo risposta disse: era ora, non fai altro che schifosamente lamentarti nell'arco di ben 15 anni. Le parole non sono testuali, sono solo interpolate. Ho ricavato la barzelletta, che ci sono le altre migliori, anche più gustose, tipo quella del tizio che si confessa e dice: padre, ho fatto un peccato di corruzione. E cosa hai fatto?
gettato un osso a un cane poliziotto. Sono barzellette così. Questo è un libro di Eric Berne, delle edizioni Pompiani, a che gioco giochiamo. È un libro che è tratto per insieme The Game People Play, e dopo ha avuto successo come la voce in asi transazionale, che è un modo terapeutico più funzionale, secondo cui noi, ognuno di noi può essere assimilato a tre cerchi sovrapposti: lo stato di io adulto, lo stato di io genitore, lo stato di io genitore, lo stato di io adulto, lo stato di io bambino. Questi relazione con l'altro è corretta se le linee di correlazione sono parallele, se invece sono incrociate, non sono in conflitto, non so, il mio stato di io tratto come bambino la controparte, se la controparte accetta va bene, quindi sono in parallelo. Ma se la controparte non accetta, abbiamo un conflitto, perché non è più da genitore bambino, io converto da bambino a genitore, ma da genitore bambino e di converso da adulto a genitore. Comunque, se per le teorie tali si può anche vedere su Wikipedia, per dire. Questo qui della Bompiani, abbiamo detto Eric Berne, a che gioco giochiamo? Bompiani, www.bompiani.eu. Poi c'è anche quest'altro che è John Kabat-Zinn, Arti di per ogni cosa, Centro edizioni di consapevolezza, di Corbaccio. Per affinità, penso anche al concetto del Kaizen, cioè il concetto di tanti minuscoli miglioramenti, graduali miglioramenti, per fare che una persona, una realtà, un'impresa abbiano una sempre più meditata funzionalità e migliori risultati. Questo è il principio di Peter, cioè ognuno promosso proprio a livello di competenza, vale a dire, magari è un bravo capo, bravo operaio in officina, poi però viene proposto, come bravo operaio viene promosso capo operaio, però magari come operaio era bravo, però come caporaio non è adeguato, perché bisogna sapere anche gestire le persone, e la persona che l'ha promosso non lo promuove ulteriormente, perché si è mai all'altezza di dove l'hanno inserito, la scala gerarchica che devono inserito, però lo degradano per non smentirsi, e così abbiamo che ognuno è promosso, come si vuol dire, come PC di Peter, promosso per il livello di competenza. Poi c'è stato Lars Peter, ha fatto anche un libro sempre in edizioni Bompiani, in cui ci sono dei vari principi operativi che, a fronte di questi problemi del principio di Peter, c'è un libro costruttivo e positivo al fine di ovviare a questi problemi originati dal principio di Peter, dell'autore, sottotitolo dell'autore, principio di Peter senza formule felici per migliorare la qualità della vita, sempre in buon piano. Carlo Maiello è un bravo giornalista, che è un grande esperto di pubbliche relazioni, ha fatto anche dei programmi in televisione. E questo è un libro che ho trovato a tempo nella biblioteca della insieme intermerifica, insieme a strumento comunicare, insieme al potere delle parole, nella biblioteca del mio editore, dell'editore, un certo Giorgio Lanzillo,
grande opinion leader, il cui padre è stato citato dalla Montanelli, perché negli anni, intorno agli anni 40, no, subito dopo gli anni 40, fu ebbe la carica di ministro della pubblica istruzione, se non mi ricordo. Bene, qui ho finito. Dimmi, volontariamente, spero che questi libri guida di base siano di qualche utilità. Vi saluto. Libro che sarebbe poi la grammatica del successo, tradotto da Bianciardi. Fallito soddisfatto, credo che il duro lavoro sia l'unico modo per andare avanti, che restituisce il premio a se stesso, che per la data ti impegna, che non è tutto un uomo di successo come vanno le cose, non corre e si dedica alle esplosioni dei premi, se non vuoi parlare il linguaggio del successo tu devi capirlo, il linguaggio dei tempi, questo libro ne esamina la grammatica, ne codifica la sintassi. Questo è un professore universitario, è un libro 63 delle edizioni 431 universale della Petrinelli, e tra le varie cose che mi sono rimaste in mente, ogni domanda contro domanda, non è tanto importante conoscere, per sapervi accennare. Come suol dire, vi saluto ancora. Bye bye. Eventualmente indicazioni di appendice, possiamo dire che possiamo accennare realtà aumentate nell'edizione Apogeo, il mio blog ancora Apogeo, oppure compare e vendere con eBay, sempre Apogeo, nonché su diverso piano, scopriamo Roger Gaffuzzi, Asi del testo, Memorix, una simpatica collana che permette di avere una sintesi di tanti argomenti cruciali per lo studente oppure per la propria cultura personale. E da ultimo uno dei vari libri della classici di Parkinson, c'era nel manebbia del manager, i nostri rapporti umani, sempre nelle edizioni classiche della Spiga, viene in mente casa editrice. Settore della didattica. Ancora, bye bye. In medieval times, great buildings were created to impress the Almighty. By the 1800s, the Industrial Revolution was steaming full speed ahead.
But not everybody appreciated what was happening. Admirers of the older, traditional Gothic style sought to revive it. They believed society needed more meaningful buildings. The Church of England was growing, and the nation needed more churches. Sir George Gilbert Scott built so many Gothic revival churches, he lost track of the ones that were his. Gothic revivalists championed high-pitched roofs, tall spires, pinnacles and pointed arches. They adored cluster columns and quatrefoils, repeating patterns and holy... Arts and crafts isn't just about glitter, glue and garish bobble hats. Arts and crafts, the movement, was actually one of the most influential periods in design history. About 150 years ago, people had become totally fed up with machines. Not that kind of machine. This kind. Bauhaus was one of the most definitive design movements of the modern age, reaching its peak between the two world wars. The word Bauhaus, loosely translated from German, means house of construction or school of building. Bauhaus was a new type of art school. In the early 20th century, the war to end all wars didn't end war at all. It stoked the fires of change. A traumatized world was ripe for change. The world was ready for modernism. Modernists wanted to forget history, or at least reinterpret it. More than just a style, modernism applied to virtually all forms of creative expression. In 1920s America, the Great Depression effectively erased consumer demand. Struggling manufacturers needed new ways to get people buying again. Innovative production processes like postmodernism began at precisely 3 p.m., March the 16th, 1972. Modernism had failed, or at least that's what the post-modernists believed. Modernists had spent much of the 20th century trying to forge a better world, inspired by science and universal truths. To them, less was more. To post-modernists, less was a bore. They believed we needed as many references as possible to determine our own individual subjective conclusions. Art is a good way to try and... Sixty-Second Adventures in Economics. Number 4, the principle of comparative advantage. Whether you think economies work best if they're left alone or that governments need to do something to get them working, the one thing that can't be controlled is the rest of the world. Fear of foreign competition once led countries to try and produce everything they needed and impose heavy taxes to keep out foreign goods. However, economist David Ricardo showed that international trade could actually make everyone better off, bringing in one of the first great economic models. He pointed out that even if a country could produce pretty much everything at the lowest possible cost, with what economists call an absolute advantage, it's still better to focus on the products it can make most efficiently, that sacrifice the least amount of other goods, and let the rest of the world do the same. By specialising, they can then export these surpluses to each other and both end up better off. This is the principle of comparative advantage, and it has persuaded many countries to sign up to free trade agreements. But unfortunately, it can take a long time for countries to trade their way to prosperity. And because it's now much easier to move to where the money is, it's increasingly not only goods that cross borders, but people, which has somewhat uprooted Ricardo's theory. Siamo qui in Parlamento, davanti al Paese, davanti a tutti voi, per venire subito al cuore della questione. L'Italia corre un rischio che potrebbe essere un rischio fatale, irrimediabile. Sventare questo rischio, cogliere o non cogliere l'attimo, dipende da noi. Dipende dalle scelte che assumeremo in quest'Aula, dipende da un sì o dipende da un no. C'è un monito
un monito più recente, ugualmente solenne, che voglio qui ricordare. Poco più di 5 mesi fa, il Presidente, cui va una volta ancora la nostra profonda gratitudine per quanto ha fatto e sta facendo per l'Italia, il Presidente Giorgio Napolitano, Camere riunite ad offrire una testimonianza di consapevolezza e di coesione nazionale, di volontà di dare risposte vere ai problemi del Paese, invitava tutti coloro che lo avevano appena eletto una seconda volta alla Presidenza della Repubblica, fatto unico nella nostra storia, a uno scatto di dignità, di attaccamento alle istituzioni, di amore per l'Italia. Quel monito fu accolto anche allora da un appassionato applauso della maggioranza dei presenti di queste aule. Quel monito ha avuto come seguito nei mesi successivi l'impegno con tutte le forze e la massima determinazione possibile del governo per costruire soluzioni tangibili ai problemi veri delle persone, per provare ad alimentare una rinnovata fiducia per la politica nella sua capacità di riformare l'Italia e anche, problema più serio, di riformare se stessi. Per restituire al mondo l'immagine di un paese giovane, dinamico, affidabile. I componenti del governo hanno dato prova di lealtà, tutti, pur consapevoli dello spazio ristretto nel quale ci si muoveva, si sono adoperati in Consiglio dei Ministri e nell'attività da ministri per costruire insieme politiche efficaci, senza certo rinunciare alla propria identità politica, ai propri convincimenti di parte, ma lavorando tutti con vero spirito costruttivo. Abbiamo fatto passi avanti, impensabili anche solo fino a pochi mesi fa nella comprensione reciproca. Ci siamo confrontati su un orizzonte più alto, un orizzonte più nobile, quello dell'interesse generale degli italiani. Gli italiani nella stragrande maggioranza ci dicono, dovrebbe dire ci urlano, che non ne possono più delle messe in scena da sangue e arena e del si scannano su tutto, ma poi non cambia niente. Cambia se vogliamo che cambia. Cambia se ci predisponiamo noi per primi al coraggio. Cambia se siamo solidi al punto da non temere che l'incontro con l'avversario sporchi o annacchi la nostra reputazione. Solo chi ha un'identità debole teme il confronto con le ragioni altrui. Io stesso, lavorando... lavorando gomito a gomito coi ministri, con i parlamentari che militano in altri partiti rispetto a quello nel quale milito io, sono in grado oggi di apprezzare, testimoniare la passione che alberga in tutti i settori della politica italiana, settori che non sono il mio, settori che hanno dato esempio di vitalità complessiva del sistema ai quali voglio qui rendere testimonianza e che voglio dire rappresentano uno dei punti nevralgici della discussione che stiamo svolgendo. Solo chi non ha le spalle larghe finisce ostaggio della paura del dialogo, perfino quando il dialogo è virtuoso, è volto solo e soltanto al bene comune. La prima sede deputata al confronto sono certamente le istituzioni. Per questo, in ogni atto del governo, in ogni iniziativa nazionale e internazionale, in ogni passaggio anche delicato o doloroso, ho doverosamente coinvolto il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Personalmente, con oggi, ho risposto dell'operato del Governo, io stesso, in Parlamento, 15 volte in poco più di 150 giorni. Ho ripristinato lo strumento del question time alla Camera, dopo anni e anni di assenza, l'ho introdotto per la prima volta in quest'Aula nel Senato, perché questo è il luogo della sovranità popolare.
perché il rispetto e l'amore per le istituzioni è intrinseco alla cultura, alla mia cultura, alla mia storia personale e politica, perché il governo che guido è nato in Parlamento e se deve morire deve farlo qui, in Parlamento appunto, alla luce del sole, di fronte a tutti gli italiani. Questa trasparenza, con la linearità dell'azione politica ad essa sottesa, è il modo migliore per affrontare anche le più complesse e apparentemente inestricabili commistioni tra questioni diverse e il conflitto tra di loro.